Siamo qui con Mister Cianciaruso Alessandro dell'Atletico Formia, davvero una grande novità, lo dicono tutti gli organi mediatici per quanto concerne l'iscrizione a questo campionato. Quali sono i vostri obiettivi? Salve, buonasera a tutti. L'obiettivo primario innanzitutto è quello di fare quanto prima più punti e di poter salvare il titolo nuovamente in promozione. Poi il campo è strano, quindi più punti si fa e riusciamo ad organizzare e fare una buona squadra, ci possiamo permettere di toglierci qualche piccola soddisfazione, visto che l'anno scorso siamo arrivati ai playout e alla fine abbiamo vinto e quindi abbiamo salvato il titolo dall'ex campo di vela, insomma. Bene, ecco, secondo lei la presenza di due squadre in una cittadina che di Formia, che è una cittadina molto vivace dal punto di vista calcistico, ma che ha in realtà circa 40.000 abitanti, secondo lei, 44, sì, secondo lei, diciamo, l'esistenza di due squadre è fondamentale? Guardi, noi abbiamo fatto una scelta per valorizzare il territorio e per valorizzare i giovani di Formia, o fare prettamente una squadra formiana. Ora che se l'abbiamo fatta a Formia perché la maggior parte dei dirigenti, lo stesso allenatore, gli stessi giocatori sono di Formia, quindi abbiamo optato di fare questo progetto nella cittadina di Formia, Beh, indipendentemente dalle squadre che possano farne parte, insomma. ecco, come vede questo campionato di promozione? Sicuramente più agguerrito dell'anno scorso, perché ho letto alcune squadre importanti, blasonate, lo stesso il Formia Calcio, che sicuramente non fa da comparsa, ma sicuramente punterà al campionato, ma ci saranno altre squadre che vorranno mettersi in mostra e puntare alla vittoria finale. Ecco, voi punterete molto alla presenza anche del pubblico allo stadio, vero? Cosa state programmando per quanto concerne la sollecitazione a far venire il pubblico allo stadio? Diciamo che oggi cerchiamo di giocare a Formia, però credo che ci sono qualche problema burocratico che ci permetta di giocare, credo, le prime partite al di fuori delle mura amiche, insomma. Ho capito. Ecco, secondo lei quali squadre porteranno vita difficile in questo campionato? Cioè che si contenderanno il titolo, insomma? Io credo in primis ci sarà il Formia, poi ho visto squadre organizzate come il Lenola, qualche sicuramente Ciociara, come il Boville che si vorrà mettere nuovamente in mostra, penso Ladri e sicuramente qualche squadra del Borgo di Latina. Noi cercheremo di fare il nostro campionato nel miglior modo possibile, di poter portare a casa i 50 punti che ci possono permettere, 40 punti che ci possono permettere una salvezza tranquilla, insomma. Ecco, e il modulo tattico che applicherà, quale sarà? Di solito noi domenica per domenica scenderemo in campo, non dico con lo stesso modulo, però in base alla squadra di quest'anno, il modulo credo che sia adatto ai giocatori che uno ha. Di solito a me piace prediligere un 4-2-3-1, però se i giocatori sono in grado di poter fare o a disposizione che io come rosa ho un 4-3-3, un 4-5-1, dipende dalle partite. Io credo che ogni domenica è una partita a sé, quindi sicuramente io opterò per un 4-2-3-1 come ho sempre fatto, però se in qualche partita si può cambiare, vuol dire che abbiamo dei giocatori duttili e con una elevata intelligenza tecnico-tattica. Ecco, anche la panchina sarà fondamentale, vero? Diciamo che è una Io squadra. credo per vincere, io credo che per vincere i campionati, per fare un buon campionato in questo girone serva anche una panchina importante, quindi noi cerchiamo di valorizzare sì i giovani del territorio e valorizzare soprattutto i calciatori della zona, però credo che chi ha più fame vince nel calcio, appunto. Bisogna solo crederci. Bene, ringraziamo Mister Cianciaruso, grazie all'attenzione.